Signori, buon Natale e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Questo è il periodo dell'anno in cui bisogna essere tutti più buoni, tutti più felici e pensare anche ai meno fortunati. Quindi questo video lo dedicheremo proprio agli ultimi tra gli ultimi all'interno del gioco di ruolo, la classe operaia del male, i Minion, molto spesso disprezzati e buttati sul tavolo solo per far perdere tempo ai giocatori. In realtà questa è una categoria di PNG che può essere fondamentale per la buona riuscita di una storia. Quindi questa settimana andremo a parlare di chi sono i Minion e di come devono essere usati in maniera appropriata all'interno del gioco di ruolo. Minion, servitori, ad, pan, trash e tutta un'altra serie di termini despregiativi per definirli sono una vasta categoria di PNG che hanno in comune il fatto di essere alle dipendenze di un PNG più rilevante per quanto riguarda la storia. Avendo parlato nell'ultimo periodo degli antagonisti principali all'interno di una campagna, in questo video diciamo che ci concentreremo sui Minion al servizio dell'antagonista principale, ma in realtà quasi tutto quello che diremo può essere usato per qualsiasi altro PNG dipendente da un PNG più rilevante, come il malvagio barone ha le sue armate del terrore, il re buono ha il suo ordine di paladini, il mago mentore potrebbe avere dei suoi assistenti e anche il barista baffuto simpatico potrebbe avere dei camerieri che lavorano per lui. Praticamente qualunque PNG che abbia un minimo di rilevanza nella storia potrebbe avere dei PNG che dipendono da esso. I motivi per cui un PNG dovrebbe lavorare o essere al servizio di qualcun altro sono i più vari e più disparati e dipendono in larghissima parte dal tipo di storia che voi state raccontando, ma per quanto riguarda noi in questo video sono del tutto irrilevanti. Oggi non andiamo a parlare di perché un PNG lavori per un altro, ma andiamo a parlare di come i Minion possano essere utilizzati per migliorare la narrazione all'interno della storia, quale sia il loro ruolo in fiction e lasciato alla discrezione del Master. A livello più basilare, il Minion potrebbe semplicemente servire per diversificare il tipo di minaccia e le opzioni del personaggio da cui dipende. In un gioco tattico tradizionale come potrebbe essere D&D, questo potrebbe essere inteso proprio in maniera letterale come opzioni di combattimento sulla griglia tattica. Il boss potrebbe circondarsi di minion che abbiano attacchi, armi o capacità speciali che servano a diversificare i suoi metodi d'attacco e quindi costringere i giocatori a variare le loro strategie. Oppure potrebbero essere incontrati singolarmente sulla strada per arrivare al boss e quindi ogni incontro avrebbe una sua tattica diversa da quella dello scontro precedente e successivo. Questo non solo varia le cose, quindi rendono i combattimenti più interessanti, se non letteralmente più divertenti, ma dà anche la possibilità a ogni singolo personaggio di poter avere il suo momento di splendore all'interno del combattimento. Magari un determinato boss è molto più vulnerabile agli attacchi di uno specifico personaggio rispetto a quello degli altri, e poi il boss successivo sarà vulnerabile a qualcun altro. Come abbiamo visto però nel video sul Villain Decay, ve lo lascio qua in alto, l'antagonista potrebbe circondarsi di minion non tanto che diversifichino il suo combattimento, ma quanto che diversificano le sue competenze e il suo ambito di influenza. Il generale malvagio potrebbe avere al suo servizio
l'uomo politico malvagio che ha delle competenze in campo sociale, lo scienziato malvagio che ha abilità tecniche e conoscenza nell'ambito scientifico e magari avere anche un industriale malvagio che è quello che finanzia tutti gli altri. Questo darà a voi come master la possibilità di creare quest diverse con temi diversi. La quest in cui i giocatori devono andare a sconfiggere il generale malvagio sarà sicuramente diversa dalla quest in cui i giocatori devono andare a sconfiggere l'uomo politico malvagio. In questo modo avrete la possibilità di esplorare più cose, più temi e magari anche più generi e più stili all'interno della stessa campagna. I minion dell'antagonista principale possono anche essere utilizzati per dare delle informazioni su quest'ultimo senza farlo apparire direttamente in scena. E questo è estremamente utile per creare un'aura di minaccia intorno al boss finale, senza però fare in modo che i giocatori abbiano le possibilità di mettergli le mani addosso e ammazzarlo troppo presto nel corso della storia. Questo può essere fatto sia in maniera diretta che indiretta. In maniera diretta, i minion potrebbero parlare tra di loro o potrebbero parlare ai giocatori del loro capo e quello che diranno darà informazioni su che tipo di persona sia. I minion lo seguono perché sono effettivamente leali a lui o perché ne sono terrorizzati? Sono dei mercenari che lavorano per soldi o in realtà lo servono perché hanno un interesse comune e quindi più che essere al suo servizio sono suoi alleati? Non dimenticate che i minion non devono necessariamente essere delle figure senza nome, senza volto, che entrano in scena solo per farsi sparare pochi secondi dopo. Potrebbero a loro volta essere dei personaggi approfonditi e caratterizzati. E quello che dicono e quello che fanno e anche le opinioni che esprimono potrebbero essere fondamentali non solo per dare informazioni ai giocatori su quale sia effettivamente lo scopo della loro quest, per dirla semplice, ma anche magari per indicare varie correnti di pensiero e varie filosofie all'interno della stessa organizzazione malvagia o esercito malvagio o quello che i giocatori devono affrontare. In ultimo, uno dei motivi più classici per inserire Minion è quello dell'innalzamento del conflitto. Anche di questo abbiamo già parlato in un altro video che vi lascio qua in alto. Questa è una tecnica talmente diffusa che è un trope a sé stante, quello della catena di comando del male, cioè ogni antagonista viene presentato come antagonista principale fino a quando non si scopre che in realtà era un minion di un antagonista ancora più pericoloso e potente. Questa progressione lineare degli antagonisti rende estremamente facile escalare il conflitto e presentare questa escalation ai giocatori e di conseguenza far aumentare la tensione. Questo soprattutto se l'antagonista originale era stato ben costruito e quindi scoprire che esistono antagonisti superiori aumenta l'interesse nei giocatori in questa catena malvagia. Scoprire che il barone malvagio era al servizio dell'imperatore malvagio e poi scoprire che l'imperatore malvagio venera il dio malvagio potrebbe far apparire aspetti che inizialmente venivano ignorati come estremamente importanti. Questo culto è il dio malvagio, è il vero antagonista, e i giocatori retrospettivamente potrebbero dire: ah sì, è vero, adesso sembra che tutto fosse ovvio fin dall'inizio. Diciamo però che per questo video è tutto, io vi auguro nuovamente buone feste, noi ci rivedremo la prossima settimana con il tradizionale video di storia di Capodanno, adesso però la parola sta a voi, scrivetemi qua sotto nei commenti come voi utilizzate i minion nelle vostre campagne, quanto li caratterizzate o se è mai successo che magari i giocatori sono affezionati più al minion
che al cattivo vero e proprio della vicenda. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. Adesso esiste anche un canale Telegram e un gruppo Discord che trovate in descrizione se volete interagire direttamente con la community o avete paura che il sistema di notifiche di YouTube salti di nuovo. Comunque, io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.